Io ieri ve l'avevo detto, prima della partita, con queste sentirete le mie bestemmie tranquillamente nel post partita, perché col Benfica ci sarà da bestemmiare. E difatti, poi vabbè, magari non vi piacciono esattamente queste, però per fortuna c'è un'ampia scelta di prodotti ufficiali Juve, con tante cuffie differenti, ce ne sono anche altre, eh? Quindi se siete interessati dei prodotti Bluetooth della Juventus, vi invito a passare dal link qui sotto in descrizione, perché c'è veramente tanta scelta, perché la Juve comunque deve rimanere il focus principale, ragazzi. Quindi non è che se la Juve adesso va male, allora la Juve non la tifiamo più, no. La Juve va tifata sempre e comunque. E se avete bisogno di alcune cosine, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ragazzi, un mi piace a questo video per le pagelle che usciranno stasera. Vado un po' più piano con le pagelle perché mi tengo buono il video di stasera, nel senso, se poi dovessero uscire notizie, eventualmente le pagelle le spostiamo o le annulliamo per questa volta, perché secondo me c'è poco da dire. Al massimo vi do la valutazione semplice delle pagelle nel video di domani, perché io non mi attendo assolutamente un comunicato da parte della Juventus su Massimiliano Allegri. Della Juventus, si intende, perché tra un centinaio di ore giochiamo col Monza, e quindi Monza-Juve sicuramente, come vi dicevo, comunque anche nelle settimane scorse, l'ho ribadito nel post partita di ieri, Monza-Juve, secondo, per quella che è la mia visione, al 101% c'è Allegri, anche se Allegri non c'è perché c'è Landucci, dato che Allegri è squalificato. Quindi secondo me non ci sarà nemmeno un dubbio su questa cosa, e lato Juve non uscirà niente se non domenica sera, perché ve lo dico adesso, in questo istante dove vi parlo, sono le 10.53, poi il video uscirà quando uscirà, la Juventus ha già deciso, cioè la Juventus ha già deciso se andare avanti con Allegri o esonerare Allegri. Inutile che ci prendiamo in giro, cioè non è Monza-Juve, ragazzi, cerchiamo di usare un attimo la logica. Perché se la Juventus deciderà in base al risultato di Monza-Juve se tenere o confermare Massimiliano Allegri, siamo alla follia. Perché allora delle due lanciamo una monetina, facciamo testa o croce. La Juventus, per forza di cose, se sono una società seria, e io immagino che siano delle persone serie, hanno già deciso se andare avanti o esonerare Massimiliano Allegri. Ed eventualmente sapremo la risposta dopo Monza-Juve, perché poi c'è una pausa nazionale e quindi il nuovo allenatore avrebbe la possibilità di lavorare o Allegri avrà la possibilità di lavorare. Poiché per me l'esonero sia abbastanza scontato, giunti a questo punto, ragazzi, cosa vi devo dire? Sarebbero 9 partite di cui 3 vittorie, 2 sconfitte, 4 pareggi, con la vittoria col Monza. Con la vittoria col Monza, che poi non è da dare per scontata, perché in questo momento la Juve fa fatica con tutte. Non c'è una squadra che... Il punto è che oggi è il 15 di settembre. Noi abbiamo iniziato la stagione un mese fa e in un mese siamo già a questo punto qui. Quindi ribadisco, per me l'esonero è l'unica strada. Perché sennò la società Juventus diventa anche complice, no? Di questa situazione. Due discorsi sulla Juve. Allora, il primo, lato tifosi. Perché ieri lo stadio era vuoto, non nella totalità, ma aveva ancora dei posti vuoti. Si parlava tra i 5 e i 10.000 posti vuoti, se ho capito bene. Ma quando veniva inquadrata la tribuna c'era sempre troppo bianco, poche persone, e questo, ragazzi, può voler dire due cose: o in questo momento i prezzi dei biglietti allo stadio costano troppo, o i tifosi della Juventus in questo momento sono disaffezionati alla squadra e dicono: io allo stadio a vedere una Juve che non raccoglie risultati e non raccoglie prestazioni, non ci vado, perché praticamente vado a vedere giocare gli altri. Oppure la peggiore delle ipotesi, tutte e due: costa tanto e il tifoso oggi non è più innamorato della Juventus come ieri. E qui, per forza di cose, passa la dirigenza della Juventus, passa anche il presidente, no? Andrea Agnelli, che ricorderete, avevano già fatto un video per parlare di quello che era accaduto con lo stadio e tutto il resto. Andatevelo a vedere se non ve lo siete visto, però sono tutti discorsi che si intrecciano a questo punto. Quindi la Juventus in questo momento, secondo me, diventa, la Juventus intesa come dirigenza, entra nel discorso che facevo fino a un paio di settimane fa per Massimiliano Allegri. Siamo il problema o siamo la soluzione? Perché in questo momento, ieri sera, Allegri le ha detto testuali parole, ha detto: io mi sento la soluzione e non il problema, perché una soluzione devo trovarla. Per me non è così in questo momento, perché
è un insieme di cose ripetute dall'anno scorso a questo primo mese di stagione che è terrificante, che mi portano a pensare, no, Massimiliano, non... cioè serve un miracolo che non c'è stato da quando sei tornato l'anno scorso. E cosa, il miracolo avviene in queste due settimane di pausa nazionale? Quindi no, per me no, per me no. In questo momento la Juventus non credo che abbia la possibilità di continuare con Allegri, di vincere con Allegri, poi ribadisco, sarò il primo a esserne contento nel caso. E dicevo che adesso è la dirigenza della Juve, no? Che diventa questa cosa qua, cioè la dirigenza vuole andare alla radice del problema, vuole essere il problema o la soluzione, perché a me sembra chiaro che Allegri non sia il primo problema, ma in questo momento non sia una soluzione. E quindi il cambio ci sta, cioè ragazzi, non è un disonore cambiare allenatore quando le cose vanno male, non è un disonore, cioè un disonore è andare avanti, ecco, perché ieri sera, ormai da un po' mi sto ritrovando tanti commenti che mi dicono però prima Allegri lo difendevi, lo volevi, a parte il fatto che chi ha seguito i video sul mio canale ricorderà l'iter che c'è stato, no? Nel 2014 non lo volevo Massimiliano Allegri, poi che cosa è successo? Sul campo con i risultati ha conquistato la mia fiducia. Quando è stato ora di esonerarlo la prima volta ero assolutamente d'accordo, perché dopo 5 anni e dopo la voglia di inseguire l'Europa, qualcosa in più, l'arrivo di Ronaldo, mi sembrava doveroso andare avanti e fare un passo dopo Allegri. Quando si parlava del ritorno non lo consideravo la persona giusta, l'allenatore giusto per questa Juventus nello specifico, ma ero contento del suo ritorno perché era un allenatore vincente. E io me lo ricordo come se fosse ieri, lo ricordo come se fosse ieri quel video post partita che ho fatto sulle scale di quell'hotel dopo Juve-Inter in finale di Coppa Italia a Roma, in cui vi dico, ragazzi, se analizziamo la stagione, Massimiliano Allegri è da esonero, lo è, ma in una situazione normale, la Juventus sta continuando a cambiare troppi allenatori, e quindi per una volta cerchiamo di dare continuità al progetto, ma ha finito le chance, perché sulla carta sarebbe da esonero già adesso. Se si vorrà andare avanti è per cercare di capire se l'allenatore in questo momento non può più dare niente alla squadra o se l'allenatore ha avuto soltanto un'annata difficile, tra cui anche delle colpe della dirigenza che nella prima parte di stagione gli abbiamo dato una squadra che era una squadraccia. Da gennaio in poi la dirigenza tira fuori 80 milioni, prende Vlahovic e Zaccaria, che poi è stato venduto. Quest'estate la dirigenza, il mercato che deve farlo fa, cioè anche solo pensare Milik. Io in primis avrei preferito un altro tipo di giocatore come Depay. Milik ti sta tenendo a galla la baracca, poi a galla per modo di dire, ma... quindi, cioè, bravi a chi si è mosso sul mercato per andare a prendere un giocatore con quelle caratteristiche. Io credo che Allegri oggi abbia poche scusanti, se non le assenze, però, ragazzi, io capisco le assenze, però, allora cosa facciamo? Diamo credito infinito ad Allegri finché non tornano tutti i giocatori al 100%, cioè è utopia all'interno di una squadra avere la squadra sempre a disposizione al 100%. Poi sì, sono fatti male 3 giocatori importanti, che cosa vi devo dire? Quindi andiamo avanti così all'infinito, perché anche Nedved era un grandissimo giocatore, perché non gioca più? Perché sono passati degli anni, è invecchiato, non è più in grado di dare qualcosa alla Juventus. Stessa cosa per Allegri, cioè invecchiano anche gli allenatori, se non riescono a dare continuità di idee, invecchiano anche gli allenatori. E Allegri già all'epoca non aveva l'idea di calcio migliore del mondo, però comunque sul campo le sue squadre passava qualcosa, perché intendiamoci ragazzi, Allegri quando vinceva aveva delle caratteristiche interessanti, e cioè riusciva sempre o quasi sempre a azzeccare i cambi, a cambiare le partite con i cambi. Questa cosa l'ha persa, cioè non ce l'ha più. Sarà dai 3 ai 5 cambi che è? Non lo so, sarà questo, non ne ho la più pallida idea. Diamogli l'attenuante che sia questo, però. I cambi di Allegri, trovatemi una partita decisa da un cambio di Allegri da quando è tornato. Il fatto di riuscire a dare continuità di prestazione a una squadra anche senza esprimere il massimo del gioco. Ragazzi, qua una continuità ce l'abbiamo, ma di prestazioni negative. Il fatto di far arrivare i risultati, no, i risultati non stanno arrivando, il fatto di vincere i trofei non stanno arrivando, non sono arrivati, e continuando così non arriveranno, e ti ritrovi dopo un mese, che è iniziata la stagione, un mese esatto, cioè 30 giorni esatti, 31 giorni esatti, a essere qua a dire, oh, ma l'ha detto l'allenatore stesso, il giro di Champions non lo passiamo,
E allora per forza di cose poi la dirigenza deve mettersi una mano sul cuore e una sul portafoglio, perché sicuramente il discorso economico legato ad Allegri, la battuta del Arrivabene di ieri, è un tema. Però ragazzi, in caso contrario, allora questa stagione va male. Forse non arrivi in Champions, il girone non lo passi, svaluti dei giocatori e degli acquisti importanti come quello di Vlahovic l'anno scorso, perché Vlahovic ragazzi non sta toccando un pallone ogni partita. Poi certo non sta giocando bene neanche lui, perché quei pochi che gli arrivano poi gli sbaglia. Però Vlahovic non tocca la palla. Cioè, Vlahovic non tocca la palla nella partita. 80 milioni di euro. A Vlahovic non arrivano palloni. No, non dico giocabili. Non dico da tirare in porta. Non dico giocabili. Non da tirare in porta. Giocabili. Non gli arriva la verticalizzazione mai. Cioè, se metti tutto sulla stessa bilancia, sullo stesso piano, sono 20 milioni di euro che devi riconoscere a Massimiliano Allegri. Sono 7 per 2, 14, più 6 di un altro metà anno circa. 20 sono una quarantina di milioni di euro circa, tra lordo e netto. A parte il fatto che, ribadisco, io fossi Allegri, io mi dimetterei. Perché se non sono in grado io di dare qualcosa alla squadra, poi è un testardo. O gli fa onore questa voglia di andare avanti, però. A un certo punto diventa anche deleteria questa cosa, secondo me. E capisco che non voglia rinunciare a tanti soldi, però capisco anche che la Juventus debba venire prima. Allora la Juventus debba mettersi una mano sul cuore, una sul portafogli e dire, vabbè, sono 40 milioni in 3 anni, in 2 anni e mezzo, contro la difficoltà di complicarsi ulteriormente la vita e di peggiorare ulteriormente i conti. Poi sapete, io prenderei o tu che lo Zidane. Capisco che costano tanto. Però ragazzi, noi eravamo, siamo e saremo la Juventus. E la Juventus, per forza di cose, deve ragionare su certi profili. Sta circolando il nome di Mancini, di Roberto Mancini. Io non credo al nome di Mancini, che per quanto possa essere libero dal mondiale perché non ci andiamo, ho capito. Esonerà nella pausa nazionale, poi Mancini va in nazionale. Cioè, non. E poi cosa facciamo? Ad interim. Cioè, io non. Questa soluzione io non la vedo praticabile. Devo essere sincero e essere onesto. Passiamo ai nomi vari tipo De Zerbi. De Zerbi, ragazzi, è un costruttore. De Zerbi è uno che deve prendere la squadra, plasmarla, prendere i giocatori, plasmarli, un po' come è la falsariga di Pirlo, ok? Buttarlo adesso dentro la merda, già che non è un profilo che ha vinto, è un profilo interessante, che sicuramente diventerà un allenatore di successo nel futuro, ma prenderlo adesso e buttarlo in questa merda per chiedergli di dare un'identità vera e propria alla squadra in fretta, lui che una grande squadra non ha mai allenato, lui che certi risultati non ha mai ottenuti, secondo me gli fai più un torto che altro. Gli fai più un torto che altro. Quindi io un profilo come De Zerbi non lo butterei nella mischia, è come buttarlo dentro una gabbia di leoni con delle bistecche attaccate alla schiena. Non lo farei, mi sembra una follia. Quindi ad oggi io prenderei un profilo di allenatore che ha già vinto, che sa cosa vuol dire vincere, sa cosa vuol dire confrontarsi con delle grandi squadre. E io lo dico sinceramente, ma l'ho già detto anche in una live, forse l'ho ricaricata anche qua su YouTube. Mi staccherei un po' da questo concetto che l'allenatore della Juventus debba essere italiano, perché negli ultimi, boh, 100 anni credo che si siano visti un paio di stranieri e basta, tutti italiani. E soprattutto mi piacerebbe vedere un allenatore che ha allenato e ha avuto successo anche in Premier League. Perché il calcio si evolve, ragazzi. Il calcio bisogna cercare di seguire la linea del calcio che funziona oggi. E la Premier League è la linea da seguire per quanto mi riguarda. Poi in Champions, comunque, possono esserci dei risultati come il Napoli che batte il Liverpool o il Chelsea di Conte che perde con chi era lo Sporting Lisbona. Ma fa lo stesso. La Premier rimane il campionato da seguire, la linea da seguire. Quindi mi piacerebbe un allenatore che ha allenato in Premier e quindi sa confrontarsi con una realtà diversa come quella della Serie A, ma consapevoli di quello che serve per giocare e magari vincere pure in Premier. Quindi queste sono un po' le mie linee guida per gli allenatori. E secondo me c'è poco da fare su Allegri, ma c'è veramente poco da fare su Allegri. C'è poco da stare qui ad aspettare il comunicato oggi. Secondo me c'è poco da stare qui a dargli altre giustificazioni, perché ragazzi, è lui. È che, cioè io ho fatto un articolo l'altro giorno su Numero 10. Che si chiamava Allegri Salvi Allegri e aveva la possibilità di fare 9 punti tra Salernitana, Monza e Benfica. E non li abbiamo fatti. E non li abbiamo fatti. La pagella di Allegri uscirà poi stasera nel video delle pagelle.
Però ragazzi, ieri il Benfica ti ha dato la sensazione di essere tremendamente più squadra di te, ma di tantissimo, ma di tantissimo. Mi ha dato la stessa sensazione di Juventus-Ajax. Il gol di Neres, il risultato, Allegri in difficoltà, forse l'ultima di Champions per Allegri sulla panchina di Juve, le stesse identiche situazioni. Casa tua, uguale. E ormai lo stadium è diventato anche un fortino, anzi è passato da fortino a terra di conquista, non dico per tanti, ma forse per tutti, perché ormai tutti stanno facendo punti allo stadium. Tutti. E c'è bisogno di tracciare una linea, e c'è bisogno che sia anche la dirigenza a dare questo segnale forte. Ieri sera qualcuno raccontava di discussioni anche forti, non lo so, non lo so, aspetto delle conferme vere e proprie. Mi hanno più che altro fatto impressione le parole di Bonucci, perché Bonucci, ragazzi, serenamente davanti ai microfoni, con gli occhi lucidi, con la morte nel cuore, e sapete bene che tante volte su Bonucci, vi ho detto che la figura di Bonucci, dopo essere andato dal Milan e tornato alla Juve, mi stava un po' scadendo. Ieri sera ho visto tutto il bene che Bonucci vuole alla Juventus, tutto il bene, perché era abbattuto come noi. Proprio come noi, probabilmente questa fascia la sta sentendo tanto, questa responsabilità la sta sentendo tanto, e anche il fatto che la Juventus sotto il suo primo anno da capitano sia nel peggiore dei momenti, probabilmente questa cosa la sta sentendo. E Bonucci dice una cosa che io non avevo mai sentito dire a un giocatore in un momento simile, quindi un mese dopo l'inizio del campionato, e cioè sono preoccupato. Cioè, solitamente in una situazione del genere, un qualsiasi calciatore, una frase fatta, una supercazzola se ne viene fuori. Come ha fatto Allegri, mi sento la soluzione, non il problema, certo mi sento, non mi sento in discussione, queste robe qui. Bonucci dice: sono preoccupato. Sono preoccupato. E wow, secondo me già questo vuol dire tanto. Aggiungo che Allegri sì, ha detto tutte queste cose, ma un conto è riportare le frasi, leggere le frasi. Se non avete visto l'intervista di Allegri a Prime, che tra l'altro io non so se le registrano prima sempre o se è stato solo in questo caso, perché a quanto pare Allegri è rimasto in uno spogliatoio un po' più lungo rispetto al solito. Aveva la faccia da funerale, era molto abbattuto, era molto triste e sembrava quasi rassegnato, sconsolato. Quindi ribadisco, per me la Juventus ha già deciso, perché mi rifiuto di pensare che la Juventus deciderà il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus in base a Monza Juventus. Perché non siamo una squadra che deve salvarsi, vero? Non è che decidiamo il futuro allenatore nello scontro salvezza, vero? Non possiamo essere questi. Se si è deciso di andare avanti con Allegri, ci vogliono due coglioni così, in primis, perché vuol dire vedere oltre quello che sta succedendo oggi, e secondo me oggi sperare nel miracolo. Poi io sono il primo a sperare che abbia ragione nel caso di conferma di Massimiliano Allegri, perché sono il primo che vuole tornare a vincere. Ok? Questo deve rimanere fisso. E l'altro discorso invece che volevo farvi è proprio quello che dicevo prima: non è che se la dirigenza, perché l'ho iniziato poi l'ho interrotto, mi è venuto in mente adesso, non è che se la dirigenza vuole andare avanti con Allegri, perché su YouTube io mi sto continuando a trovare dei messaggi che mi dicono: ma prima lo difendevi e adesso invece lo critichi. Ragazzi, io seguo il campo, cioè. Io non seguo il mio giudizio, non sono io che ho ragione o io che ho torto, cioè non è il tifoso che ha ragione, il tifoso che ha torto, è il campo che ha ragione e che ha torto. Perché la gente mi dice: però quando vinceva, io lo dicevo anche quando vinceva. Ho capito, ma. E quindi, cioè, non aveva senso contestare l'allenatore quando vinceva. Cioè, intendiamoci di questa cosa. Poi poteva non piacere il modo in cui si arrivava alla vittoria, quello era sacrosanto. Ma contestare l'allenatore quando vinceva non aveva un senso logico. Non aveva un senso logico. Come non ha un senso logico oggi confermarlo, cioè secondo me sono la stessa visione estrema che potrebbe avere la dirigenza e che poteva avere il tifoso. Cioè non è incoerenza, cambiare idea non è incoerenza, cambiare idea è lucidità, è intelligenza, ragazzi. Cosa devo dire? Che terrei Allegri anche in questo momento? No, non lo terrei. Cioè il campo ci sta dando il suo riscontro, cioè ci sta parlando. Campo lo devi ascoltare, ragazzi, il campo lo devi ascoltare, non è che devi ascoltare la tua idea, la tua opinione, a volte la tua ossessione, la tua fissazione. No, devi ascoltare il campo, devi vedere quello che succede, devi vedere i risultati che arrivano. È così che si valutano i lavori, non in base a una presa di posizione che rimarrà sempre quella, che si vinca, che si perda. Quella cosa secondo me è stupida, ragazzi. Non
secondo me è una cosa stupida. Poi oh, il mondo è bello perché vario, uno c'ha diritto a pensare quello che vuole. Vediamo cosa succede. Secondo me oggi non ci saranno novità.